avevo un vero piano. Avrei dato al rapitore tutte le pagine manoscritte in cambio di Ennis. Se non fosse bastato, gli avrei puntato addosso la pistola per farlo parlare. La presenza oscura mi precedeva, andava nella mia stessa direzione. Un senso di gelo mi si insinuò nella bocca dello stomaco. Stava andando da Ellis. Il posto era deserto, una città fantasma. Lo era da decenni, forse da un secolo.
Nella realtà, le cose non erano mai facili come nella finzione. Mille volte avevo desiderato che ci fosse una spiegazione chiara per il mio blocco creativo, qualcosa contro cui lottare, accanirsi, ma non c'era. Ero pieno di dubbi. Non assomigliavo per niente all'eroe dei miei libri. Alex Casey aveva vissuto con risoluta determinazione, sempre fedele al suo obiettivo. Perfino ora ero arrabbiato con me stesso, con Alice, con Barry. Procedevo a tentoni e non avevo un piano. Riesco a fare niente che non sia scrivere. Mi sento malato. Sono riuscito a scendere le scale. C'è una scatola con dei libri e degli scritti di Thomas Zane. È difficile concentrarmi, ma sono riuscito a leggere qualcosa.
È un poeta, uno bravo. Scrive di muse e creatori che evocano cose meravigliose da un lago magico. Usa il suo potere per plasmare il mondo. Scrive di un regno di dei e sogni e di demoni, di creature oscure che attendono con ansia di indossare la carne degli uomini. Zane scrive di sé, della sua ragazza posseduta da una presenza oscura, di una crescente paura del lago. Zane è convinto che sia specchio del nulla oscuro che lo sovrasta, che c'è lì una presenza lovecraftiana. Sono tornato di sopra. Mi ispirerò alle sue storie. Sembrano vere. Sembrano adatte.